Salve gente, sono Larus ed eccomi qua su SimCity 5. Bonjour. Con il nostro bonjour. Ti parlo sopra. Bravo, okay. Comunque sarà il nostro decimo tentativo di registrazione. Perché sì. SimCity purtroppo non c'è gli autosalvataggi. E non puoi fermarti, tipo ripartire, no, non c'è gli autosalvataggi. Perché se ce li avesse solo. C'è tante stronzate. Ma cosa vuole? Esatto. Veramente wow. Tanto. Cioè, a me cancella le città a caso, così. No, ma SimCity veramente... Lasciamo stare che... Sennò mi incazzo troppo. Lasciamo. Comunque, dopo 3000 tentativi di registrazione, nelle puntate precedenti, cioè quelle che non sono mai apparse, grazie a DRM, vediamo il municipio di Stoccolma che finalmente l'ho costruito. Ed è non è un municipio, a quanto pare, ma è un... Ma è un municipio. Non è un municipio, ma è un municipio. Cosa? E no, comunque no, non è un municipio, ma è un municipio. E comunque attrae non turisti. Sì, l'ho capita, è solo che non hai non ha senso quel video. Comunque... Possibile. Bene, comunque ho fatto questo municipio, ecco, che attrae turisti. E visto che ho piazzato anche lì vicino al Globe Theater, che mi frutta un botto di soldi, va abbastanza bene. Botto? Botta. Minchia. Minchia zio, minchia. Paura. Attività commerciali locali aprono sedi centrali in città. Sti cazzi. Bene. Oddio, l'autobus è pieno. Oh no, l'inquinamento atmosferico sta aumentando. Già, perché ho piazzato l'inceneritore, quindi... Cazzo se ne. Ma sì, cazzo se. Tanto c'è il vento che tira. Sì, no, la gente di Lucianopoli odia chi la mangia mele, quindi... Vediamo l'inquinamento atmosferico. Buono, solo qui c'è un po' di inquinamento che tira in qui, ma poco importa, in quelle isole lì non c'è un cazzo. Quindi boh, inquiniamo la madre invece terra. Devo ricostruire. Oh, perfetto. Minchia, qua devo il massimo del vento. Sbam. Minchia, col massimo del vento ci costruisco il mondo. Oh no, non però c'è spazio sufficiente per aumentare la densità. Allora faccio fare una cosa, Carolino. Cosa fai? Diminuisco un po' la grandezza del porco. Porco. Ricostruiamo da zero. Perché è quello che tutti fanno. Ok, ricostruiamo da zero. Mi raso le spalle. Licine. Parchi alla cazzo di cane, ma a noi piacciono così. Ora hai spazio. No, come non hai spazio? Ora vaffanculo. Cioè, a noi piacciono così. I cazzi di cane. Scusa. Ok. Devo espandermi la centrale. Lo so che non c'è spazio sufficiente, solo che se quelli degli EI aumentassero lo spazio per costruire le proprie città, riuscirei a fare quello che vuoi, caro. Caro. Sentilo. Caro. Oh, sono un po' incazzato per SimCity. Non si nota. Lascia stare. Non riusciamo nemmeno a registrare una puntata che sia una, cazzo. E comunque. Piazziamo un po' di parchi. Qui. Tutto bene. Ah, qua. Impossibile far sedere altra gente su questa barca. Oh, triste. Allora piazziamo un altro traghetto. Terminal di traghetti. Quanti cazzo di nigawatt devo produrre? Nigga che? Tanto la tua bella città dietro la montagna. Nigawatt, qua tipo sto demolendo tutto per cercare di evitare uno scompenso tipo di quelli power. Comunque,
la centrale, cioè la discarica sta producendo tanto inquinamento, però che il vento sta spostando totalmente via dalla mia città, quindi cazzo se ne. Guarda che traffico. Comunque, come sta andando l'opera di... Ah, sta andando bene. Sta iniziando un po' a pagare. Il treno, tutto bene. Devo aggiungere qualcosa alla fermata del treno, no? Posso fare una doppia fermata del treno? Tu che sai, buongiorno? Posso fare una doppia fermata del treno? Forse, non lo so. Farne anche 10 di fila. Comunque voglio fare una stazione. Solo che sono nella merda. C'ho l'80% di felicità in città. Dai. Ok, ora voglio fare una stazione degli autobus. Quindi devo piazzare una strada qui e fare una stazione degli autobus qui. Ma a cosa servono i potenziamenti per... Per cosa? Per il municipio. Ah, servono per fare dei nuovi gabinetti. Ah, devo migliorare a proposito del mio municipio. Servono per fare nuovi gabinetti, nuove cose. Cioè, tipo, puoi fare il ministero dell'istruzione che ti può dare l'opportunità a costruire università. E comunque sono condivisi con la regione, quindi... Chissene. Puoi costruire più o meno quello che vuoi, eh. Ok, piazziamo un po' di autobus che ci servono. No, non abbiamo abbastanza simoleon. Io devo aumentare le tasse. Oh, triste. Lo so. Guardate i grattacieli come si stanno espandendo. Qua tipo c'è un grattacielo molto Niggas. Swag. Siamo infelici. Sì, ma è bello. E che io? Ho aumentato le tasse di un punto percentuale a tutti gli abitanti. Solo residenziali, solo gli abitanti. Questa zona non è molto sana. E adesso guadagno 5.000 l'ora. Ah. Ma qua c'è un problema, che la zona non è molto salubre, ma perché? Mi sa che tra poco demolisco il teatro dell'opera di Oslo e va. Devo dare un'occhiata, radiazioni non ce ne sono. Inquinamento atmosferico ce n'è di là, ma intanto voi non beccate un cazzo. Ministero dei trasporti, ministero del turismo. Ah, non c'è. Ah, inquinamento atmosferico. Ah. No, quindi non posso fare inquinamento atmosferico. Credo di no. Ma se l'aria tira di qui, ma che cazzo è che inquina così tanto che porta? Oh, allora... Io no, perché... Io tipo ho il vento che tira da tutt'altra parte. Ah, non so. Cioè, me lo sto chiedendo. Ah, passeggeri ne porta abbastanza. Ah, qua. Attività commerciale disponibile. Vediamo un po' se c'è qualche edificio abbandonato. No, non ce ne sono. Tu che stai facendo, bonjour? Sono nella merda. Perché c'ho... c'ho turismo un po' a troie. Nel senso che mi è messo male. E allora... Adesso sono un po' così. Nel senso che il teatro dell'opera di Oslo non mi rende nulla. Perciò... lo so. È una situazione un po' difficile. Io mi chiedo perché questa zona qua è poco salobra, il vento tira di lì, non c'è inquinamento atmosferico. Affitti cari, ma che se ne vada in affanculo. Cosa? Non ho dovuto per aumentare il voltaggio del... Insomma, dell'energia che serve, però minchia. Cosa? Energia che serve? Costi esorbitanti. Ah. Capito. Questa zona qui
E invece mi sto aumentando la criminalità a caso. No, a me stanno male a caso. Questa zona... Oh, non è molto salubre, ma porca puttana. Io posso delle boffolanti ovunque. Comunque dovrei fare il grado di distruzione è alto, e questo è il problema, che il grado di distruzione è altissimo. Ah, simcoptero? Sì, facciamo un simcoptero, sì. Come si chiama? Un simcoptero. Che praticamente fa entrare i sindaci delle altre civiltà. Cioè civiltà, vaffanculo, sto giocando a Sim. Delle altre città. Su... tramite... elicottero. E sembra ah, solo... ma se costruisci... Sì, sì. Ma è un'espansione del... Di che? Cioè, è un'espansione del municipio. Ah, sì, sì. Mettiamo la densità commerciale alta. Questa è tutta bassa, la densità, c'è poca densità alta. Rispetto al terreno. Se la città è coperta, mi puoi spiegare dove prendono fuoco? Non lo so. C'è un piromane, magari. Cioè sono infelici a caso, ma perché siete infelici? Io ho l'80% di felicità. Sono tutti felici, felici, puff puff. Inizio a essere infelici. Abbiamo bisogno di soldi, ma non me ne frega un cazzo. Ah, i ragazzi non sono potuti andare a scuola, ma che cazzo se ne frega? È meglio per loro, si meglio... godono la vita. Si godono la vita, vaffanculo. Cioè, dov'è la scuola, già? Cioè? Eccola qui. Non esiste. Beh, studenti massimi raggiunti, cazzo, è un record. Dai, vedilo come un record, non vederlo come una disgrazia. Io c'ho tipo 2000 studenti al community college e altri 2000 studenti all'università. Che in italiano è stato tradotto come istituto professionale. Lo sai? Si chiama community college, anche in americano. Da noi istituto professionale. Arte e mestieri. Swag anche e mestieri. Anche perché tu non guardi la serie TV Community. Oh, sì. Non lo guardi Community. No. Il 31 esce la nuova serie di Game of Thrones, giusto? Sì. E io c'ho il libro che non ho ancora letto. E tu non mi spoilerar nulla, ok? Ma so solo che inizia con un prologo e poi c'è e attacca secca con Aria. Ah, cioè la bambina. Sì, 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 Aria so chi è. Quella che secondo me diventerà la più figa di tutte. Secondo cioè, me non subito. Figa nel senso estetico. Sono nel senso estetico. Nel comunque senso non dire che nulla che magari c'è qualcuno che non ha visto nemmeno la seconda stagione, nemmeno la prima. Quindi... Vabbè, Aria di che cosa può diventare? Bambina, sì, sì, però non dire quello che fa e quello che può diventare. Una bambina del cazzo. Esatto. Diventerà lo stesso. Si chiama oddio. Questo? Oddio. Viale del Tramonto. Oh. Oh. Vedo, come si chiama già quel movimento? 5 stelle. No, vedo molto crepuscolarismo. Oh you. Il movimento 5 stelle. Oh you. Devo piazzare parchi a reddito alto. No. Non lo farai. Te lo impedisco. Ma cioè lo farò. Non ho capito, cosa farai? Parchi. Parco. Con o senza il tuo consenso. Perché io sono un uomo adulto, posso fare quello che voglio, io sono un alfa, posso fare quello che mi pare. Yeah. Però, invece l'altro coso lì... degli studenti, che cazzo mi serve? Perché... Qual è l'altro perché cosa qua degli studenti? Perché qua c'è... è un'espansione della... del municipio. È un'espansione, un expansion pack. Te lo potrei leggere in ungherese. Però mi serve... Leggimelo in ungherese, vai, impara una nuova lingua.
Octatasi Vatal. Che cazzo significa? Interessante. E cosa significa? No, non lo so. Ok, c'è un altro evento. E anche tu prendere, anche tu andare a vedere che cosa potesse mai significare. Cosa significa? Che cosa significa? Tu puoi andarlo a vedere. Io ho sulla rotta, non posso più usare più Google Traduttore. E io non c'ho uno smartphone. Vabbè, sì, vabbè. Ma tu sei proprio coglione. Cosa? Cioè, per cosa? Me, non potessi dar controllare le espansioni del coso. No, non ce l'ho connessione wifi. Oh, ma perché tutto questo calo di redditi? Cioè, prima avevo i cali di frame, adesso li ho risolti e ho i cali di redditi. Che cazzo? Sì, perché sei un cazzo di barbone di merda. Minchia, sono un barbagianni. No, il rosso. Tu quanto c'è di abitanti? 37.000. 90.201. Ma porca puttana. Cazzo, tu c'hai una città grandissima. Però peccato che sei nella merda adesso. Cioè, boh, io mi trovo abbastanza nella cacca come città. Però vabbè, non dirlo troppo in giro. Voglio trasformare tutta questa zona qui ad alto reddito. Orietta spagnolo, che cazzo è? Io tra poco demolisco il teatro dell'opera. Perché non mi sta rendendo nulla. Boh, io finisco di pagare le mie obbligazioni, perché sennò mi porto dietro troppi debiti. Vaffanculo teatro dell'opera. Fuck you Dolan. Sì, adesso praticamente guadagno 10.000. Let me love that. Bene, stanno andando abbastanza bene le vendite. Guarda che coda! Io ho piazzato gli autobus tutto. E c'è ancora coda. Aggiungi un garage. Un garage. Ho un buco per auto. Un buco per auto. Oh, i Simpson. Io bonjour, siamo grandi fan dei Simpson. Sì, molto. Troppos. Posso confermare. Troppos. Troppos. Bene, devo costruire qualche attrattiva turistica. Cosa costruisco? Non lo so. Costruisci l'attrattiva turistica chiamata attrattiva turistica. Potrei costruire l'arco di Trionfo. Oppure la porta di Brandeburgo. Sai mica che ora? No, aspetta, non è la porta di Brandeburgo. Non lo so. Come non lo sai? Ah, sono le 10.20. 10.20. Comunque, come sta andando l'inquinamento atmosferico? Stanno tutti male? No, stanno bene. Ok, quest completata. Quanto stiamo guadagnando col gioco d'azzardo? Tanto. Vai così. No, io non mi abbasso a quei livelli. Come non ti abbassi? Non è eticamente rolling. Corretto? Dei hate. Cosa c'è da ridere? My music's all around. It's my game. I play a game. Vediamo un sim e vediamo il tragitto che fa. Ma che cazzo è? Questo è un autobus. Aspetta. Tu sei un autobus. Wait, what? No, devi sentire il rumore degli autobus. Drive-thru. Aspetta, ora faremo il drive-thru degli autobus. Wait, what? Oddio, è troppo figo! Che cosa?
facendo musica con gli autobus. Come stai facendo musica con gli autobus? Guarda il video. Cosa? Dopo. Io sapevo di una band che faceva rumore con gli ortaggi, che faceva musica con gli ortaggi, e un'altra che faceva musica con le vagine delle mucche. Oddio! Sembrava delle sottospecie di trombette. Guarda che me l'ha insegnato tutto un mio amico. Ci sono rimasto male quando me l'ha detto. Cioè, vagine di mucche morte come strumento morte musicale. Oltretutto morte. Vabbè, ovviamente. Oddio. Non è che proprio da bocca viva ci soffiano dentro. Oh, no, ma io pensavo che le suonassero come strumenti a percussione. No, no. Oddio, ma che schifo. Quello è il punto della questione. Ma no. Vabbè, chiudo il video qui perché sennò va a finire che diventa troppo sconvolgente per alcuni. Ah! Oddio, potevi anche non dirmelo. Ma comunque io potevo anche non dirlo. Credo che per questa puntata sia tutto. Che schifo proprio. Ci sentiamo alla prossima, gente. Da Laros e bonjour è tutto. Dovresti salutare, coglione. No, non saluto, mi dispiace. Ma no. Ci vediamo, gente. Ciao. Alla prossima. Ti voglio bene. Oh. Alla prossima. Beware, because guns don't kill people. I kill people.